Tra i presenti alla cerimonia l'ex sindaco della città Massimo Cialente, che ha seguito sotto la sua amministrazione l'inizio del percorso di amicizia tra Italia e Francia, e anche l'onorevole Gianni Letta, sempre presente. Tanto è stato fatto, è vero, tanto ancora c'è da fare, ma oggi è un bel giorno per l'Aquila. Sì, è una giornata emozionante, questa immagine è stata il simbolo del terremoto. Io ricordo decine e decine di interviste su questa piazza e sullo sfondo ogni collegamento delle televisioni riportava l'immagine di questa chiesa devastata, decapitata. C'era poi i vigili del fuoco che come mosche si arrampicavano, sembrava tutto facile, no, stare là. E ricordo chiaramente le difficoltà della lista di nozze famose del G8, quindi gli accordi col governo francese, così come per il governo russo, Azerbaijan e per altri edifici. Oggi quindi è una giornata di festa, però lasciatemi dire una cosa: nel momento in cui vedo la restituzione di questa chiesa, penso con una rabbia infinita al fatto che la ricostruzione della nostra città, che veramente è andata di corso sulla ricostruzione privata con dei risultati sperati. Io vi ricordo che nel maggio del 2015 avevamo rimesso dentro 45.000 persone, è bloccata nella ricostruzione pubblica, indipendentemente da chi sia il soggetto attuatore, se sia il comune, il provveditorato, sovrintendenza, provincia, chi volete voi, perché in questo paese non si riesce a fare appalti pubblici in tempi accettabili. Abbiamo quasi 150 miliardi fermi di lavori pubblici. La sua presenza all'Aquila in questi anni è sempre stata costante, l'ha fatto per momenti belli, per momenti meno belli. Oggi è uno dei momenti straordinari. Oggi è il più bello perché ha un grandissimo valore simbolico. Tutti abbiamo nel ricordo, nella mente e nel cuore, questa chiesa delle anime sante con la cupola scoperchiata ed è il simbolo dell'Aquila ferita. Oggi rivederla tornare all'antico splendore, bella, più bella di prima, è il simbolo di come questa città abbia trovato la forza e l'energia per rinascere e tornare a volare alto, come allora auspicammo e sembrava difficile e come oggi verifichiamo. C'è tanto, c'è ancora molto da fare però sul fronte della ricostruzione. Questo certamente, però arrivando all'Aquila e vedendo questa selva di gru, c'era da consolarsi, vuol dire che si sta facendo e si continuerà a fare. D'altro canto, passeggiando stamattina per il centro storico, mi compiacevo nel vedere che sta tornando gradualmente, palazzo dopo palazzo, al suo antico splendore. Anzi, quei palazzi oggi sono più belli di ieri e questo centro darà all'Aquila un volto come l'antico, ma rinnovato, e quindi più bello, pronto a sfidare i secoli futuri, così come quei palazzi venivano dai secoli precedenti.